Abbiamo oltre 800 pezzi esposti, molti ancora da esporre, abbiamo qualche problema di capienza, di muri che possano ospitare, però riusciamo, pensiamo di completare la raccolta e vieppiù di integrarla con pezzi che magari alcuni sostenitori del museo ci vogliono lasciare in comodato d'uso per esporli. Riteniamo sia una testimonianza inserita in un contesto di una cascina tipica piemontese della collina pianura piemontese, per testimoniare ai giovani quella che è stata una larga parte di strumenti utilizzati dai nostri padri, dai nostri nonni per far crescere questo nostro paese. Nel dopoguerra queste zone erano zone prettamente rurali e di fatto usando questi strumenti e quindi l'importanza di fare testimonianza di queste cose che via via stanno scomparendo. Credo sia importante per individuare anche il percorso che hanno fatto i nostri padri e i nostri nonni per far crescere questo paese. Allora, raccogliamo non solo gli attrezzi dell'agricoltura, gli attrezzi del contadino, ma abbiamo voluto cogliere tutto quanto era civiltà rurale, il nostro essere di ruralità, che andava dalla ruralità nella camera da letto, nella cucina, nel modo di vivere, nell'ambientazione. Pensi che cosa significa? Noi abbiamo un vecchio forno del 1926, che cosa ruotava di interesse attorno al forno, che non era il forno della casina e della famiglia, ma era il forno del borgo. Tutto il borgo veniva a fare il pane, a panificare in questa struttura. La prova, un pezzo di stalla con la mangiatoia e con il posto per il fieno. Abbiamo voluto i pezzi, per esempio, che usavano per difendere il pollaio dalle volpi, allora la trappola delle volpi, oppure la tagliola più pesante, oppure per i topi. Ecco, abbiamo raccolto tutto quanto era possibile proprio per rimarcare questa importante testimonianza che noi vogliamo lasciare in questo terzo millennio.